Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati all'appuntamento con la cucina di Teleponte, quella del mercoledì. Oggi facciamo un programma eccezionale perché facciamo il formaggio, oggi faremo il formaggio pecorino. Sono curiosissimo, abbiamo un Casaro Doc e poi abbiamo un Cantastorie Doc. Ve li presento subito. Franco Toppi, già stanno usando il formaggio. Buongiorno, come va? Buongiorno. Franco Toppi, il nostro Casaro, colui che fa il formaggio. Guardate, non è una bomba quella che è in mano, ma... E sono 5 litri di latte di pecora. E poi c'è il nostro Franco Palumbo. Buongiorno, non può po'. Ciao Franco. Salve a tutti, bentornati. Bentornati perché già sono stati protagonisti, sì, credo l'anno scorso con Dorotea. Diversi trascorsi. In questa cucina. Sì, allora, sì. Intanto, prima di parlare con Franco, che cosa sta facendo? Entriamo subito in azione. Che adesso dobbiamo mettiamo fare? Il latte dentro la. Ragazzi, concentratevi. Latte, dentro una pentola, allora 5 litri. 5 litri, adesso la pentola, sennò sarebbe il grattaglio di grosso. Di rame, no? Di rame. Ah. Vabbè, 5 litri, una pentola grande che contenga 5 litri di latte, in questo caso di pecora, perché a noi ci piace il pecorino. Ma ci piace pure il latte vaccino, non è? Ci piacciono tutti, il pecorino è un po' più saporito. Però il pecorino, soprattutto diciamo che quando, noi... quando è tempo di maggio, a primavera, che le pescole ritornano sui pascoli, le pecore ritornano sui pascoli, brucano, brucano l'erba fresca, profumata, e quindi anche il formaggio di conseguenza. Però aspetta, già mi viene la domanda tecnica. Sì. Qual è il momento migliore per fare il formaggio? Tra aprile e maggio. Quello che diceva Franco. Sì, a me l'hanno insegnato loro. Tra aprile e maggio. Pastori. Quindi mo quello che facciamo noi oggi, che è ottobre. Il latte, quello della sera è più buono. Quello della sera? Cioè, bisogna mungere le pecore la sera. E fare formaggio è più buono di quello della mattina. Vabbè, questo poi è una finezza. E invece questo è allora una porcheria, il primo ottobre. No. Buono tutto. Però è quello buono perché quello della mattina, quello della sera, le pecore vanno a pascolo, quando rientrano sono stracche. Sono stanche, quindi... E il latte è più... Sono più rilassate. Più rilassate, invece la mattina è rilassato la mattina perché dormono. Lo vedete che per fare il Casaro bisogna essere anche un po' psicologi, giusto Franco? Bisogna conoscere la psicologia della pecora. La psicologia della pecora in quel caso. Allora, dobbiamo accendere? Sì, sì. Mi ha fatto un segno a dire, qua dobbiamo... Vediamo se ce la facciamo. Che poi Franco sarà abituato alle fiamme, più che a questi fornelli moderni. Questi a induzione. Io intanto metto a sette, vedi che lo sa invece. Allora... entriamo nel pieghe poi della lavorazione, ma anche per conoscere. Mi permetti, Franco, che tu sei più conosciuto, ovviamente, il Cantastorie Roppopò è molto conosciuto, anzi, l'avrete visto in edicola, è ancora presente. Sì, il lavoro discografico è ancora... Facciamo vedere, Franco. Sì. È ancora fresco. Eccolo qua, è fresco. Questo è fresco, come sarà fresco tra poco il nostro... formaggio. Il formaggio sarà tiepido perché vedete, è appena fatto. Bella confezione, l'ho trovata in edicola. Santi, poeti e briganti del nostro Roppopò, 300.000 passi lungo il tratturo. Questa è una cosa che è nettamente legata. È una manifestazione che si sta svolgendo proprio in questi giorni, perché il 29, giorno di San Michele, ripartono le greggi verso il Tavoliere di Puglia. Ovviamente adesso non vanno a piedi come avveniva un tempo. Non vanno più sul tratturo Magno che andava dall'Aquila. Ecco, però c'è un gruppo di persone che saluto, tra l'altro... Angelo Imperiale, Pierluigi Imperiale, che sono i fautori dell'iniziativa che ha per nome proprio 300.000 passi lungo il tratturo. Sì, loro ripercorrono a piedi, rigorosamente a piedi, tutto il tragitto. Ma adesso stanno lì? Oggi è primo ottobre, avranno potuto fare, che ne so, una ventina di chilometri al giorno. Questo ci dovevamo collegare con... Per Bacco. Devo accendere? No, quello è già caldo. Possiamo sentirli e vedere se tramite, se è possibile, tramite i pod, tramite collegamenti internet e cose del genere. Quello sta facendo. Allora, seguire i loro spostamenti. Noi abbiamo già, Franco, il Casaro, abbiamo già riscaldato questi altri 5 litri di latte. C'è tanto di termometro, eccolo qua. Perché la temperatura deve raggiungere? 34-35 gradi per mettere il primo... Per mettere il caglio? Il caglio. Ma che caglio usa lei? Io lo uso quello... Che non è una parolaccia, eh? Che no. Che caglio? Che caglio usa? Quello... Non è quello artigianale che si fa... Vabbè, quello... Un caglio. Caglio non... Dove si prende? In un negozio. Un negozio. No, perché se chi lo vuole fare a casa... Sì. E dopo fregano il mestiere ai pastori, e loro non fanno più nulla. Anche se oggi a casa pochi hanno tempo di... E con questo che dobbiamo fare? Va girato? Va girare il latte se non lo fare... Ma non adesso, tra un po'.
Sì, sì, ma io pure adesso. Pure ah, adesso. Pure adesso, mentre si sta scaldando. Sì, sì. Latte di pecora, e questo invece che abbiamo messo a riposare? E questo mo fra poco... Cominciamo a fare il formaggio. Formaggio. Allora, Franco, concedimi, ovviamente Franco ci proporrà qualche brano, perché lì c'è il... sì. L'organetto, il Dubot della pregiata ditta Janni di Giulianova. Salutiamo Armando, il fratello, tutti quanti, ma Elisando. Dove lo porgo? Lo porgiamo? Lo porgo? Così, tanto già... Già si vede, adesso fa un dettaglio Simone. Eccolo, guarda, qua, guardate che gioiellino, bello. A proposito, ma nell'inquadratura larga i nostri telespettatori avranno visto anche queste statue in legno e piccoli oggetti di legno, comunque tutte piccole statue di personaggi, e li realizza sempre il nostro Casaro, Franco Toppi. Tutte pezzi di radica di olive. Di che? D'olivo. Di olivo, tutto. Quelli grandi o tutti? Tutti. Pure questi è d'olivo? Queste sono le radici sotto... Belli. Sotto terra. Belli. Guarda che bello, questi Questi si fanno quando lei magari sta aspettando... No, lei porta le greggi, le pecore a pasto? Le faccio a tempo perso. A tempo perso. Si può inquadrare questa, guarda che carina l'espressione pure di questa pecora. È una pecora. È una pecora sdraiata. Sì, mo ce la facciamo perché questa è spettacolare. È un po' piccolina, però è molto molto graziosa. Poi con queste orecchie all'indietro, ecco. Ablattate. Eccola, perfetto. Guarda, è proprio una pecora. Guarda quanto è bella. Complimenti. Quindi li fa il nostro... Franco. Franco è una... Franco Toppi, non toppa mai. Non toppa mai. E non deve toppare oggi con soprattutto quando fa il formaggio, non toppa. E non toppa neanche quando fa questi lavoretti. Sì. Veramente... È molto bravo. Preziosi, sì. Allora, intanto cerchiamo di ricordare... ma magari non lo ricordano a casa, chi è Franco Toppi? Intanto è di Cesa Castina, anche se c'ha, io gliel'ho detto, una dizione, uno slang un po' particolare, ha detto, ma no, non mi sembra di Cesa Castina, perché? Sono stato parecchi anni a Roma. Lo senti? I nostri montanari vanno tutti a Roma. Sì. Tu vai su a Tottea, a Nerito, a Padula e senti parlare romano, il romanesco. Sì. Potremmo usare... Ma sempre per il lavoro delle greggi, perché magari si andava... È vero? Potremmo usare proprio di dire questo, che per motivi di transumanza molti pastori si spostavano nell'agro laziale, soprattutto dai monti della Laga, e certo, acquisivano ovviamente il dialetto, insomma, anche perché stavano più tempo lì nel Lazio che qui in Abruzzo. Oh, il nostro Franco Toppi però non è più a Cesa Castina, ma con la sua azienda, con le sue pecore, è a Pagannoni. Cambri. Pagannoni di Campi. Quante pecore ha? 300. 300 pecore, Franco, sono tante? Penso di sì. Sì. È vero? È sorpreso. Cioè, il suo lavoro è questo? Sì. Sì. Tra una monta e l'altra... Allora, quindi, che stiamo facendo? Qua abbiamo guardato intanto... qua stiamo a 34? 42. 34. Questo invece già raggiunto. Sì, questo sta a posto. Invece qui davanti abbiamo fatto vedere le statue e poi qui abbiamo dei prodotti, cioè dei formaggi già realizzati. Allora, qui sott'olio cosa c'è? Perché io e Franco tutti i formaggi non nego che abbiamo già messo a forma di cuore. Sotto osservazione quelli. Tutti i formaggi a forma di cuore, guardate quanto sono belli, col peperoncino. Peperoncino. Non è che azzardo, non è che... Prima dell'1 e mezzo li proviamo. Succede? Ah, ecco, succede proprio. Può succedere proprio che ce allora, li faccia assaggiare. Poi spingi. Fra, ma non è non è che diventa piccante il cacio dentro? Sì, sì. No, lo dentro. No, qualcuno sì, perché l'ho tagliato questo. Ah, vedi? Vabbè, è buono se è piccante, no? Tu non mangi il peperoncino? Sì, sì. Vabbè. Allora, mo mettiamo... Caglio anche qui. Occhio. Ma di che è fatto sto caglio? Questo è fatto di capretto. Di capretto. Quindi è un caglio animale di capretto. Io ricordo che c'è quel pecorino famoso, quello di Farindola. Di Farindola, che è un presidio di Slow Food, no? Sì. E quello viene fatto col caglio di maiale, vero? Caglio di maiale, caglio realizzato con lo stomaco del maiale. Oh, invece nella nostra montagna, nella montagna Teramana, si fa più col caglio di capretto? Sì, oppure lei lo fa col caglio di capretto? No, questo qui me l'ha dato... uno così che passava e diceva, usa questo. No, se no solitamente che usa? No, ci stavo io dopo probabilmente quello di vitello. Di vitello, caglio di vitello. Allora, togliamo il termometro. Che posso fare? Niente, se no facciamo... Un attimo che... Prego. Non lascia quettare. La caglia? Sì.
Allora, messo il caglio, che deve fare? Si deve addensare. Sì, sì, mo sì. A quello serve? Sì, il caglio aiutate. Serve proprio ad addensare. Quando? Il latte e farlo. L'altro ce l'abbiamo messo. Diventare fromato. Vediamo, vediamo che succede. Allora questo qui lo facciamo di qua. Lo facciamo di qua. Quello che dobbiamo fare? E questo lo mettiamo qui. Bene. Che è già pronto. Ah, è già pronto. Benissimo. E che gli facciamo adesso a questo? Qui. Vediamo adesso un po'. Adesso se lo può fare. Vedi. Quello come si chiama questo arnese? Allora, rompe, si rompe la cagliata. Cioè, come si chiama questo rastrello? Questo qui si chiama... In dialetto? Il mistico. Mistico? In dialetto. Però si, in dialetto si chiama mistico? Insomma, qui lo chiamano il coso, la frusta, il coso. Vedi la frusta? Vedi com'è? Cioè, in dialetto, no, ma proprio senza italianizzare il dialetto, come si dice in dialetto? Io lo chiamo mistico. Mistico? Mistico, cioè che mischia, che mischia. Per rompere la cosa. Misticare. Per misticare. Eccole qua. Vedi. Oh, mo sarebbe bello vedere qui dentro, ma qui dentro adesso non è facile, sì. No, è quasi impossibile. Impossibile. Però vabbè, si sta rompendo no, in tutte particelle il latte perché è cagliato, cioè ha raggiunto una forma, semisolida. Sembra quasi una panna cotta. Qualcosina quasi, si vede, vedi? Il col mistico. Un mistico, forse un aviatore. Allora. Questo per rompere. Per rompere. Vedi, ci stanno quelli che rompono senza il mistico, invece. Per rompere usa il mistico. Oh, io direi quasi quasi, caro Franco, perché qua abbiamo due franchi oggi. Caro Franco, quest'altro adesso. Sentiamo un pezzo. Ci proviamo, anzi, dedichiamo un pezzo dell'album nuovo proprio. Accendo, aspetta, io devo accendere. Là devo accendere. Ripreso dalla tradizione, si intitola Lupo Curare, certamente non descrive la vita di Franco, perché Franco è un pastore moderno, quindi c'ha tutti gli agi, comodità, telefonino, internet, c'ha tutte le comodità possibili. Questo invece ci racconta in poche strofe la vita e tutte le difficoltà che era costretto ad affrontare il nostro pastore, Lupo non curare. Il proprietario, perché lui è proprietario di 300 pecore. Lui. Invece quel pastore che vi racconterò io con questo brano, era il guardiano delle pecore, quello che si doveva accontentare di un litro d'olio. Ne ho incontrato uno alle capannelle 2 settimane fa, un ragazzo credo albanese o macedone. Romeno. No. La montagna, il lupo, il trattoro, qua
dai lo latte e la locottura, che l'amore ne può Po', complimenti. Intanto, zitto zitto, tomo tomo, cacchio cacchio, ha messo le mani in pasta, cioè ha messo le mani dentro cominciamo a cagliare, al formaggio. Sì, perché poi con le mani si fa. Sì, sì. Come sì, sì? Sì. E allora il mistico? Il mistico solo all'inizio. Quello rompe, il mistico rompe. E poi... Vedi, come sei rimucchiato? Comincia a stringere. Che bello, lo possiamo far vedere un po', se lo, se lo alza poco poco. È stato buono. Poco 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 poco. No. E che la mano lo copre un po' di qua girandolo, bravo, con la mano mancina, mano mancina. Non lo fa impazzire, no, il formaggio con la mancina, con la maionese. Aspetta, un po' dopo, mo lo riacchiamo dopo. Vabbè, vabbè, allora adesso andiamo in pubblicità noi, perché è arrivata già la prima, come dire, il tempo suo. La pubblicità, come sì, sì, la temperatura del formaggio. È arrivata a all'1 temperatura. E un quarto va la pubblicità. Allora, la linea alla regia e poi torniamo insieme con il nostro Casaro e con Roppopò. Ci siamo, il momento è proprio topico, è il momento suo. Allora, abbiamo spostato la pentola con la caglia. Guarda, fermi tutti. Un attimo solo, eccolo. Lo spostiamo. Che ci facciamo? Questa è la sprisciocca? Sì, no, sì. No, questo dopo viene il formaggio. Lo mettiamo qua. Questo viene il formaggio. È stato tagliato dentro con un coltello questa quantità di formaggio fresco. È messo in una in uno stampo, in una fruscella. Fruscella. Il dialetto, noi per esempio la chiamavamo la sfriscella. La sfriscella. La sfruscella. Quello là. Poi il secondo sfriscella. Si vedono, Simone? Se no li spostiamo, li alziamo. Eccoli là. Ecco, spostiamoli più indietro così si vedono. Vede? C'è un contenitore in plastica, tipo bagnarola. Per evitare che, per tutto, evitare il liquido, che tutto coli a terra. E poi questi stampi comunque di plastica che si trovano. Sì, sì, si trovano. Vendono, e quindi si vendono, si vendono. Chi lo vuol... Allora, questo è il risultato di 5 litri di latte? Questo sì. Dentro questi due stampi. Attenzione. Guarda che bello. Che bello. Ah sì? Ah, quindi sì, viene rovesciato. Rovesciato, girato di continuo. E... Ah, di continuo. Perché deve perdere liquido? Sì. Quindi questo è il formaggio, è il formaggio appena nato, insomma. Sì. Vero? È un bebè di formaggio. Battante. Ok. Eccolo qua. Questo mosso è giusto, dopo lo rigiriamo un'altra volta. Oh, tu dicevi, Franco, mentre andava la pubblicità, mi rivolgo a Roppopò, la sprisciocca che cos'è? La sprisciocca praticamente sarebbe una parte di questo formaggio. Adesso mettiamolo appena... su quell'altro. Ce lo su fai quell'altro ce lo facciamo fai la sprisciocca. Okay. Ma prima ho sentito parlare anche di ricotta però, Ho sentito parlare. Questo diventerà formaggio, ma sì, si mangia anche fresco così? Sì, sì, ma fresco sì. Questo quando andiamo al banco dei supermercati si chiama primo sale. Il primo sale. La sprisciocca invece te la deve mangiare appena esce dal caldaio. Qui abbiamo le pentole, vabbè, ci accontentiamo sì, lo stesso. Sì, ci accontentiamo. E invece, per diventare formaggio quanto tempo passa? Formaggio deve passare 60 giorni. 60 giorni? Per mangiarlo... Così. Quello lì è un 60 giorni? Vediamo. Sì, questo, no, questo qui saranno 30 giorni, 40 giorni. Così. Che bello. Come mai è così bello giallo questa... Questi sono gli ultimi scuscia, proprio... Gli ultimi. Mm-hmm. E quell'altro invece? Questo qui è uguale. La pizza davanti è uguale, però sì, è sì, più stagionato. No, è uguale. È stato fatto tutto... Ah, c'ha 30 giorni pure quello? Sì, sì. 30 giorni. Questi qui invece hanno 3 giorni. Ed è lo stesso tipo di formaggio? Cioè sì, la lavorazione siamo questo facendo... l'ho fatto lunedì sera, lunedì mattina. Lunedì mattina. Ed è sempre formaggio questo qui a forma di cuore, ma questi qui hanno 15-16 giorni. Questi dentro il... 15-16 giorni. Questi. Quanto tempo si possono tenere sott'olio, sott'olio prima che si infortisca troppo il formaggio? Io direi sott'olio... che già si dovrebbero cacciare. Io ho quello con la capra, l'ho messo dentro al coso, ogni tanto ci faccio aglio e olio, il formaggio se ne ce lo metti. Cioè, lei fa gli olio con quell'olio? Sì.
che sa di formaggio. Formaggio non ce lo metto perché... Questo mi è piaciuto, questa variante. La prossima volta facciamo pure quello. Facciamo pasta agli olio. Formaggio e pasta agli olio. Se c'è il formaggio di capra... È il massimo. C'è pure le capre, Fra? Sì. Quante ne hai di capre? 78. 7-8 capre contro 300 pecore, beh, vincono le pecore. Sa che vince Franco. Che oh, e sono lì a Pagannoni. E sì, dove vanno al pascolo queste pecore? Lì in zona. Non è che in zona, quindi è un chilometro zero di pecora. Pecora chilometro zero. Ma, oh, lei è di Cesagastina, ma faceva già il pastore, il casaro da piccolo? Sì, sì. Da... Cioè di famiglia? Sì, sì, di famiglia. A che età hai incominciato? Subito, 5 anni? Sì. 4 no? A 5 anni già... Già rompevi la cagliata? No, rompevo la rete per cacciare la rete. Ah, la rete, perché portava al pascolo le pecore. Perché doveva rompere la rete? No, per apriva la rete. Aprire? La rete prima era di corda, adesso... Adesso le reti sono tutte elettrificate, giusto? Tutte quelle di nylon, no, elettriche. E adesso dove le tiene le pecore? C'è una stalla? Sì, mo stanno dentro la stalla. Dentro la stalla. Lei non fa la transumanza, cioè le pecore stanno sempre a Pagannoni? Sì, 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 ma sono 4-5 anni e sono sempre qua. Non mi muovo più perché... Perché prima invece? L'estate andavano in vacanza? L'estate andavo, pronto? L'estate andavo in montagna. Le riportava a Cesagastina. Ah, l'estate andava a Cesagastina. Sì, sì. E adesso non più? No, no. Ha litigato con quelli di Cesagastina? No, no, non sono litigato con nessuno. Sono fatto bene. Perché voi di montagna siete un po' fumini, eh? No, non ha litigato però. No, no, no. Però non ci va più, perché? No. Sai com'è? Io ogni tanto salgo qualche volta, ma è diventato un po' un pantofolaio. A Cesagastina insomma non ci va. No. È diventato pigro. Oh, qui devo riaccendere qualcosa? No, per il momento. Per il momento no. Io vediamo, sono solo agli ordini del nostro casaro. Io ce l'avrei una mezza idea su queste cose qua. Direi, anche perché qua sono l'aspetto invitante, il cacio sott'olio e poi sarà un peccato. Lo assaggiamo un attimo. Lo assaggiamo. Sarà un peccato, vedi, Fra, per esempio sta pizza qua. Quella pure. Questa io avrà avuto un incidente, come mai a questo? Questa è l'aria. E quindi? Questa la potevamo anche tagliare. Fa che si rovina. Allora, però questa per tagliare la dobbiamo mettere... A favore di telecamera, perché il taglio no, di una pizza di pecorino è un momento quasi mistico, non ce lo vuole. Che andasse a male. Che facciamo? Quello lo spostiamo? No, questo qui lo mettiamo qua davanti. Guarda, lo mettiamo qua davanti, che magari lo può andare ogni tanto a inquadrare pure Simone. Sì, sì. Ah, guarda che lusso. Questo è il coltello che ci è servito per... Metteteglielo distante, che sennò Simone allunga la mano. Ah, bravo. E approfitta. E finisce prima del tempo, Franco. Per la fine della puntata è finito pure il calcio. Pure il formaggio. Allora qui ci vuole un coltello un po'. Ho un coltello un po' più aggressivo. Non è il calcio da guarda, questo con la punta, eh? Ah, quello. No, questo. Allora, questo non ti piace? Non lo so. Il casaro. Caro casaro. Allora, apriamo. Vediamo. Quindi questo è un pecorino 30 giorni. 30 giorni. Della ditta, come si chiama l'azienda? Troppi. No, Toppi. Toppi. Ah, no, Troppi. No. Eravate troppi. E chi la gestisce? Sta da solo? Abbassa un po'. Che spettacolo. Noi dobbiamo annusare. È bucherellato questo. Va da sé che dobbiamo annusare. Cioè il profumo suo? Ma purtroppo non c'è ancora la trasmissione degli odori. Fortunatamente. Così possiamo invitare gli amici ad andare a trovare vediamo a trovare il coltello. Oh, l'azienda è a Pagannoni, azienda Toppi. Che razza di pecore c'hai? Ah, bella domanda questa. Che mi sono informato quell'altra volta col rumeno, macedone o albanese su al passo di Capannelle. Queste pecore mi ha detto pure che erano di uno di lui lo sa pure, sicuramente. Campodosto. No, di Campodosto, di un paese là dietro. Macioni. Neanche Macioni, un altro paese più piccolo forse, vabbè, non mi ricordo. Oh, ecco, tagliamo, questo lo spostiamo, guarda quanto è bello. Quindi quante, le pecore di che razza sono? Le sue? Le pecore sono miste. È tutto misto. La pagliarola, che è la tipica pecora di qua, ormai si è quasi estinta. No, non c'è? Pagliarola niente. Perché? La pagliarola no. Perché fa poco latte. C'avevo le siciliane con le... Pure quello c'aveva le siciliane. Con le cose. Bergamasco. Con la conna. Con chi? Con la conna. La conna. La conna. La conna. È una pecora francese? Allora facciamo così. Gli diamo del lei alla pecora la conna. Com'è? Allora. La conna? La conna. Ah sì, ma anche con le mani non lo facciamo. Va bene. Sì. Se tu vuoi la forchetta... Vado ad assaggiare. Questo è un momento sempre, come dire...
rischioso, faticoso, ma noi lo facciamo per i telespettatori. Intanto, vedi, possiamo assaggiare, sentire all'olfatto la fragranza, il profumo di questo cacio. Franco, è buono, molto, anzi buonissimo. Speciale. Che ti dico, figuriamoci quello di maggio. Quando devo riaccendere? Buono. Sì. Figuriamoci quello di maggio. Figuriamoci quello di maggio. Forma di maggio. Allora. Forma di maggio, da forma di maggio. Formaggio. Viene fuori formaggio. Li metti a 7 e via. Li metto a 7 e via. Sì, sì, sì. Stiamo rompendo anche qui col mistico. Per esempio a casa c'è un mistico fatto a mano, Fra? Sì, sì. Però, questo è troppo moderno. Questo è piccoletto per qua. Se no c'ho quello grosso. Proprio quello da pastore professionista. Sì, sì. Oh, stiamo facendo la seconda... Rompe la seconda quagliata. La seconda quagliata. Un quaglio di, abbiamo detto, era di capretto. Di capretto. Eccolo qua. Quindi viene rotto questa... Si deve rompere, insomma. Sì, sì. Si deve rompere. E poi viene invece lavorato con le mani... premuto, premuto dentro, con le mani dentro. Se deve, prima quello che va, resta che cos'è praticamente? Questo noi ci facciamo la ricotta. Hai capito? È sempre latte? Sì, sì. No, latte... Certo, latte che ha perso gran parte sì, di sé. Comunque si fa la ricotta, così si fa. Cioè esce il formaggio e si fa la ricotta. O si fa per un altro modo, solo la ricotta? No, no, soltanto la ricotta. Però mo se aggiungiamo un po' di latte a 64 gradi. A 64 lo dobbiamo portare, ragazzi. Quindi, e poi la ricotta viene a 80. La ricotta va a 80? Sì. Ce la faremo? Sì, ce la facciamo. Sì. Forse ce la mangiamo pure. Però anche non serve neanche il termometro, vedete che sente la temperatura. Sì, va con la mano, va con la mano. Va tutta... Dopo tanti anni... Come si può fare in casa, perché lo stiamo facendo qui. Sì, sì. Basta andare a comprare il latte giusto, ma allora, si può fare con il latte che troviamo sì, sì, al... Vogliamo poi già qui, guardando, senza che la spinghiamo. Al supermercato? Ci mettiamo questo sopra. No. No, quello non è buono. Non si può fare con latte? No. Con latte? Perché deve essere un latte fresco, intero? No, perché quello pastorizzato non viene... Viene un formaggio pastorizzato? Sì, non... sì. Cioè allora, non viene? Non viene. Questa con la pastorizzazione viene. Vengono uccisi tanti batteri. Quindi se lo volessero fare i nostri amici che ci stanno vedendo, devono andare da un pastore che vende il latte? Sì. Quindi anche da Franco Toppi, bravo, hai fatto il bis. Non avevo capito, Beh, cioè, avevo un dubbio. Lo spunto. Mm. Ma tu, quanti vengono questi dubbi? Tagli un'altra fetta. Sì, perché più ne assaggi, più dubbi capito? Vengono. Vengono fugati i dubbi. Perché dietro la telecamera lo vedo che si aggira come un leone in gabbia. È venuto il dubbio anche a te. È venuto, Franco, vai. Posso? Dai. Dopo assaggiamo pure uno di quelli là. Bravo. Queste sono le parole. Allora, tante parole. Quindi adesso, questo è pronto per rifare come prima per cacciare sì, il formaggio? Sì. Questo sì. Questo quell'operazione, come si chiama quell'operazione di quello spremitura di quella... Premitura... Che ci siamo persi? Niente, non ho questo qua. Questo qua. Ah, ecco, il termometro. Sale vertiginosamente. Un attimo, andiamo a vedere. 30 passati. Udì. 35, 36. Dobbiamo spegnere. Sì, sì. No. Sta a 37. No, quindi deve arrivare a 64 e un pezzo al latte questo. Ah, scusa. Questo deve arrivare. Ah, questa è la ricotta adesso. Sì, 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 ah, sì. C'è stato un cambio qua. Come... Sì, allora noi facciamo così. Adesso andiamo in pubblicità. Poi riascoltiamo un altro brano del nostro Rock Pop, perché pronto, ce l'ha. Un brano proprio ad hoc. Un brano. Vero? Dedicato alla cucina abruzzese. Lo vedi? Lo sapevo. E parte allora proprio dalla Panarda. Dalla Panarda aquilana, quella lungo... Non solo aquilana, comunque sì, la Panarda è intesa, può avere diverse accezioni. Ma quella lunga cena che non finisce mai, no? Esatto, sì. Non so quante portate sono, ma è clamoroso. C'è chi dice 100, chi dice 30. Non so, le versioni sono... Tradizione diffusa un po' in tutto l'Abruzzo. Okay. Sì. Va bene. Allora, ci fermiamo ancora un po', diamo la linea alla regia. E poi torniamo qua, dobbiamo assaggiare, purtroppo è un lavoro faticoso, ma dobbiamo assaggiare tutti quanti. Anche perché vedo che la cravatta pian piano sporge. È vero? Sì, perché la pancia avanza. La pancia spinge e la cravatta sporge. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Eccoci che rientriamo. Allora, siamo quasi pronti per mettere negli stampi altre due pizzarelle di formaggio. Questo è. Però è pronto pure il nostro Rock Pop. Sì. Ti ascoltiamo quel frattempo... brano... Vogliamo provare a cantare quello, a trasformare quel brano che aveva una ritmica
Condannato è nato con una ritmica piuttosto sudamericana. Oh, questo è tuo? È mio, sì, sì. Testo e musica di Rocco Po. Cucisimagna. Cucisimagna. Proprio è così. Prego. Fiaschette
di acqua poca che male mi fa. La pizza dolce che do cagionetto, l'uvine coppette re la campa. Quando è buone, quando è fatte, la miricola di la fratte. Quando si fa l'uve li figure, di miricola li mignitore. Bravissimo. Qui intanto, mentre tu cantavi, il nostro Franco Toppi, il nostro Casaro, è andato avanti. È andato avanti. E quindi ha messo altri due formaggi. Due formaggi. Quindi la nostra bagnarola. Ci troviamo a quota 4 pizzarelle. Quattro pizzarelle di cacio. Lì invece c'è il formaggio, quello che abbiamo conosciuto già. Qui invece già si sta realizzando la ricotta. Sì, sì. Qui. Al tempo. Poco ci manca? Sì. Siamo a 76 gradi. Adesso voglio vedere come diventa ricotta qua. Quando è che diventa ricotta? No, ma poi si deve girare. Sì, sì, sì. Udì. No, perché sennò se brucia sotto. Ah, beh, si brucia sotto. Qui stiamo facendo la ricotta, caro Franco. No, questa è una canzone, Cucì si magna, che hai fatto tu quando? Sì, l'ho scritta nel 2007. E come dicevo, era nata comunque per una formazione orchestrale, non per l'organetto, con una ritmica molto latineggiante, se vogliamo, e quindi il testo scorreva in maniera molto più fluida. Quindi l'hai riarrangiata stamattina. Lo vedi? Sì, sì, l'artista, sì. Infatti poi ero costretto a leggere perché non riuscivo a, come si dice, a modificare al volo l'espressione, quasi. Sì, perché ho dovuto arrangiare comunque su un tre quarti un ritmo che è un po' diverso, no? Su un valzer. È difficile per noi, però. Vabbè, insomma, sì. E quindi la cadenza era un po' diversa, allora ero costretto a leggere e trasformare. Infatti a un certo punto, lo dico perché non sì, c'era sì, hai perso ho avuto un'incertezza. No, hai perso il filo. Però è il bello della diretta. È il bello, è quello, la diretta perché è quella. Perché siamo qua in diretta, poi... L'importante è che oggi non abbia l'incertezza chi? Caro Franco, Toppi, non toppare. Non toppa mai. Non toppare, sennò qua Dio ricotto, formaggio e casa. Come già portate certi cuoricini di formaggio e certi... Quello lo dobbiamo ancora provare però. E le pependone? Quelli sono quelli. Ma quelli non sono, ecco, non sono peperoni a corno di capra, quelli no, sono peperoni. Quel peperoncino. È un po' lungo, però è un peperoncino. Oh, qui vediamo altri arnesi, no? Intanto, questo era un vecchio stampo, com'è che si dice? Sì. La fiscella. In italiano fiscella. Fiscella. Se qualcuno ha da correggere, possiamo anche invitare a telefonare alla regia. Ah, certo. C'è qualche segnalazione. E invece quest'altro, prima mi faceva vedere Franco, se sposti un attimo Simone e andiamo qui, ecco quella mezza sedia lì, che cos'è questo? Quello è una volta ci si mangiava le pecore. Con questo è un modellino. Un modellino, quello è 20 litri era. 20 litri. Si è ristretto. Beh, vabbè. Questo l'ha realizzato Franco ovviamente su un tronco d'oliva. No? Sì. Questo, quando pare. Eh sì, penso di sì. È una... Sì, eccola qua, vedi la radice. È chiaro che il Casaro viene chiamato, magari lo spegniamo. Eccolo là, spento così. Questa è la diretta. Il bello vedi della che diretta. Ogni tanto anche Toppi. Anche Toppi toppa. Caro Toppi. È uno che sta a vedere. Lei mi toppa. Allora, è uno che stava a vedere sì. E che allora potevamo rispondere. Ah, non lo sappiamo chi ha detto, non abbiamo risposto. Non abbiamo risposto. Allora, questo è sempre il caglio? Sì, ma perché per la ricotta ci vuole pure il caglio? Un coso sì. Com'è? Un goccio? No, un goccio sì. È una variante o ce lo vuole? Non lo so, questa mo... Non lo so. Questo lo puoi spegnere. Che devo fare? Spegniamo. O spegni questo qua, no, spegni quello. Io eseguo gli ordini. Spento. Sto a posto. Okay. Ci siamo. Quello è ancora attivo. Allora, dicevo, Franco, stai facendo concerti? Sì, in questo periodo l'ultima serata l'abbiamo fatta domenica sera, siamo stati dove? Nel Chietino, a Monte Marcone di Atessa, anzi saluto tutti gli abitanti di Monte Marcone e non solo, perché potremmo iniziare a salutare dal Manzanare al Reno. Quasi, dalle Puglie fino al Tronto. E questo è il tuo... Sì, un po' il territorio... Un po' il percorso della transumanza.
Quasi. È vero? Anche se noi partiamo leggermente più a nord con la serata, la Transumanza parte. Partiva da più la trattura più a nord partiva da Piano Roseto e scendeva verso le Puglie, ovviamente si riallacciava al tratturo Magno. Mi hanno sempre detto che c'era la Transumanza orizzontale e quella verticale. Orizzontale, che presumo, sì, quella del Lazio. Esatto. Infatti, o semplicemente quella che spostava le greggi dalla montagna al piano anche nella zona nostra. Sì, c'erano anche spostamenti più brevi, soprattutto in un periodo. E invece forse quella storico, proprio vera e propria, quella verticale che andava in Puglia. Sì. Adesso mi sfugge il periodo, però c'è stato in un lasso di tempo la Transumanza che si svolgeva dalla zona costiera teramana e la zona montana, senza scendere fino alle Puglie. E c'era probabilmente qualche ragione politica. Probabilmente periodi dell'Ottocento, forse. Adesso allora mi dovevo ripassare perché a volte la memoria è fallace. Porca. Attenzione che va a riprendere la bomba, il dinamitardo. E che facciamo? Mettiamo il latte lì per la ricotta. Per la ricotta. Che ci si deve rimettere. Sì. Che prima lo ha fatto e mentre cantava Ropopò, il nostro casaro Franco Toppi, che toppa solo col telefonino. Solo col telefonino. L'importante è che il cacio e la ricotta li fa buoni. Poi sì. I telefonini si spengono, si accendono, vanno, vengono, come le nuvole. Come gli alberi di Natale. Come le nuvole di Andrea, che ce ne importa. Allora, questa è una sua paese. Allora, noi abbiamo un quarto d'ora alla fine, facciamo tutto? Sì. Facciamo tutto. La ricotta qui è già arrivata. È arrivata? Cioè dove sta? Lì dentro. Andiamo in pubblicità. Allora, andiamo in pubblicità? Sei d'accordo Toppi? Se no la pubblicità, è vero? Noi ci facevamo una suonata, però se... Allora, andiamo in pubblicità e poi facciamo una suonata e la ricotta finale. Okay. Eccoci qua che rientriamo. La ricotta sta uscendo. È già stato riempito un... Un fiscello. E ne riempiamo un altro. Questa è già la ricotta. Allora, facciamo vedere come si fa. Intanto tu puoi già... Quasi riattrezzare anche un sottofondo musicale. Anche un sottofondo, quello che vuoi. Ma stai facendo quella che cantano i tifosi del Teramo Basket, che cantano anche i tifosi del Teramo Calcio, vero? Sì, anche i tifosi del Teramo Calcio. Che l'hanno presa quasi come secondo inno. Sì. È molto bella. La cantano spesso. Con quella strofa, lì cantavano la strofa... Da sopra la collina tu puoi guardare le stelle, però se dormi a valle ne trovi un occhio bello. Bagnata da due fiumi, sdraiata se ne sta, non è la Babilonia, ma è Teramo città. Perché sappiamo che come che si chiama? Sai che era quasi emozionante quando la cantavano in certi momenti tutti i tifosi. Io ricordo adesso quella del palazzetto dello sport perché seguivo le partite del Teramo basket. E davvero era molto bella. Ed è proprio tua. Sì, l'ho scritta io un giorno, stavo pranzando. Ah sì? Stavo mangiando. E l'ha dedicata a Teramo. Pasta e fagioli, un minestrone. Pasta e fagioli. Allora, questo qui. Sì. E allora, mi ricordo proprio anche il momento in cui stai mangiando pasta e fagioli? Pasta e fagioli, mi sono alzato, è venuto in ispirazione e ho detto no, qua bisogna subito, perché poi non è che ti vengono in mente sempre le cose o che le ricordi sempre, quindi bisogna fissarle subito. E se ti viene in mente che stai guidando oppure... Con il telefonino immediatamente fai subito la registrazione, c'è cioè la funzione... E registri la... Sì, ho tantissime, la melodia. Ho tantissime clip sia di melodie che di parole. Che bello. A volte ti vengono in mente delle cose. E l'ispirazione? Allora, diciamo che la tecnologia è spesso utile, soprattutto. Sì, sì. Allora, una decina di minuti, qualcosa in meno. Lì sta andando l'altra ricotta. Sì. Questo ha finito di fare quello che doveva fare. Questo qui sì. Certo. Franco reclamava la Spree Shock. Ah sì? Gliela facciamo. Forse ti facciamo pure la Spree Shock. Oh, perché sei tu. Caro Franco. Oggi quasi quasi ci stava per buggerare. Ma Franco però è anche un. Uno scultore, certo. No, l'abbiamo fatti vedere prima, per chi si fosse messo davanti al televisore solo adesso, queste statue le fa proprio il nostro casaro, Franco. Guardate che... Ma che sono questi personaggi? Chi sono? Questi vengono... rappresentano qualcuno. Chi? Allora, questo chi è? Questo è Abramo. Abramo, non Lincoln, Abramo. No, Abramo. Abramo. Questa? Oddio, questa mi sa che ho detto male. Questa qui è... Una Madonna. Una Madonna. È una Madonna? La Madonna,
E poi una. E di là? Questo è alla destra. San Francesco. San Francesco. Un po' in carne, ma è lui comunque. Poi questi piccoli? Questi per fare un presepe. Questi, ah, sono personaggi di presepe. Sì, ci sta pure il bambinello lì in mezzo. Eccolo. C'è anche il bambinello. Ci sono anche gli animali, c'è anche il maiale. Di tutto, tutto. Con rispetto parlando, ho detto anche? Il porcello. Oh, il porco. Il porco. Sì. Il porco. Belli. E che al porco mo gli si davvero belli. Avvicinando i giorni suoi. Sì. Che dopo da Santa Lucia in poi di solito comincia la mattanza Ostrino. Casereccia, diciamo. Santa Lucia è il 13 dicembre. Ah, tu dici, chiamalo che risponde. Risponde? Dice un amico mio che si chiama Gino. Che Gino dice? Di Benedetto. Gino Benedetto, quello che fa il presepe, il presepe, che è un vero e proprio museo di arte contadina, quello lì. Sì, a Torricella. A Torricella, sì. E dice, dopo Ferragosto arriva, chiama Natale, che vabbè, insomma, la cosa arriva Natale. È vero. Il fatto che poi il tempo vola, ormai qua non gli possiamo mettere nemmeno i freni, quindi bello, dobbiamo... Oh, invece abbiamo detto della serata che hai fatto a Monte Marconi di Atessa. Di Atessa, e sì. Invece prossime? Prossime ci vediamo domenica 12 al mattino. Andiamo. Allora, se non ricordo male, perché l'appuntamento me l'hanno dato, io ero appena, mi ero appena sveglio. Risvegliato, sì, insomma. Non stavi mangiando pasta e fagioli, quindi. No, purtroppo no, mi ero appena svegliato, la notte ero rientrato quasi all'alba, da suonare ovviamente. Da suonare. Ecco. E quindi mi hanno detto, l'appuntamento con l'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. E domenica 12 si terrà la giornata nazionale proprio dell'ANMI. E io sono stato chiamato ad interpretare un brano un po' insolito per Ropopò, perché Ropopò canta canzoni allegre. Sì, vabbè, però un artista brano poi. Insolito, scritto da Michele Notturno, di Bisenti, ormai scomparso da qualche anno, però è sempre, ecco, bello. Un modo anche per ricordarlo, alla Madonna delle Grazie. Perché lì a Teramo. Sì, a Teramo. Vabbè, a Teramo, ecco. Sapevo. Perché ho detto, sì, a Teramo, in Largo Madonna delle Grazie. Sì, la mattina inizierà la cerimonia con una messa. Al Duomo di Teramo e poi sarà la processione, si raggiungerà il Largo Madonna delle Grazie, dove c'è il monumento proprio ai caduti del lavoro. Sì. E lì poi, ecco, mi faranno cantare questo brano dedicato ovviamente a tutte quelle persone che ancora oggi, ahimè, nonostante tutte le conoscenze che ci sono, perdono la vita sul lavoro. Anche se di lavoro ce n'è poco, le vittime sono a troppe. A Castelnuovo, quel ragazzo di Penne, credo. Penne di Pescara, di Penne, non ho capito che è rimasto folgorato. Spengi. Posso spegnere? Sì, sì. Maestro, vado a spegnere. Purtroppo ne possiamo ricordare tante di queste situazioni. Insomma, sì. Quindi. Spento. E qua pure? No, tutto, no. Deve stare spento. Sì, sì, ma questo è lo spento. Questo qua che c'è? Ricotta. Ricotta. Pronto la ricotta. Pronto un'altra ricotta. Pronta un'altra ricotta, ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione. Intanto oggi io ricordo che abbiamo ospitato, oltre a Ropopò, però è un volto internazionale ormai, della nostra musica popolare. Mi sono dimenticato di dire, forse lo stavo dicendo con lui proprio, Ropopò è di Penna Sant'Andrea, guarda caso, ma Penna Sant'Andrea è la capitale abruzzese della musica popolare, non solo credo Teramana. Vabbè, Teramana possiamo, sicuro. Possiamo, sì, in un certo Teramana senso. Sicuro, no? Sì. Poi se è abruzzese non lo so. Però insomma ha dato davvero... tanti personaggi alla musica popolare, compreso il sindaco che è scomparso poi di recente, sì. Antonio Fabri, il sindaco di Penna Sant'Andrea, che era uno dei fondatori, credo, dei Sant'Antoniere, vero? Dei Sant'Antoniere, sì, e uno dei dirigenti storici dell'Accio d'Amore. Esatto. Sì. L'Accio d'Amore che poi è il gruppo storico di Penna Sant'Andrea. Il gruppo storico dell'Accio d'Amore che si origini... esibisce davvero in tutto il mondo, sì, l'Accio sì, d'Amore. Sì. Io ho suonato con il Laccio d'Amore ben 12 anni, ho avuto la possibilità... Hai cominciato lì da ragazzino? Sì, praticamente era la mia aspirazione quella di diventare suonatore ufficiale del Laccio d'Amore. Che bello. Quindi tu hai cominciato e hai detto voglio fare il musicista perché intanto voglio fare questa cosa qui. Sì, mi piaceva andare in giro con il gruppo, poi insomma... E lo hai fatto per 12 anni? 12 anni, in 12 anni penso di aver saltato forse soltanto un paio di uscite. Che bello. L'ho fatto proprio tutte. Ti sei messo in proprio. Anche tu poi sei stato travolto e trascinato da un successo che è stato clamoroso. Clamoroso, inaspettato. Quello della canzone Ropopò. Sì, inaspettato pure. Perché, insomma, e la cantava, io mi ricordo, in quegli anni, tutti i bambini, tutti, si cantava dovunque Ropopò. Perfino in Olanda. Perfino in Olanda. Ma in Olanda l'hanno tradotta. Tradurre Ropopò non è facile, perché già un italiano non è che riesca a comprendere tutto il testo, perché è misto.
italiano, mezzo dialettale, mezzo... E poi ci vuole tempo pure per ricordarla quella canzone, da dove proviene, che c'è una storia particolare. Sì, no? Diciamo che questa era una canzone che cantavano i cantastori romagnoli. Devo ringraziare Simone Elso Serpentini, perché è lui che ha svolto questa ricerca ed è riuscito a rintracciare tutti i vari dettagli. Però so che la cantavano anche chi frequentava la montagna. Infatti... Perché uno di questi mio suocero. Ecco, perché tuo suocero ha sentito questa canzone? Te lo spiego subito perché me l'ha spiegato Simone. Praticamente, un istruttore di sci, quando Teramo scoprì di avere la montagna, nel senso che la neve era utilizzabile per fare sport e quant'altro, negli anni 60, fu chiamato diciamo, un istruttore in maniera compiuta, magari anche prima. Ma li fu prima perché già negli anni 50 istruttore di sci dalla Romagna che portò con sé anche quindi la veicolata, perciò i montanari, chi frequentava la montagna frequentava in quegli anni, la montagna era più, cioè è entrato subito a contatto. E poi so, io mi ricordo sempre questo cacciatore Caetano. E so che molta gente, quando io iniziato a cantare questa canzone, mi diceva: no, ma io questa la cantavo già quando ero ragazzo. Inizialmente ho pensato il solito megalomane. Perché io l'ho fatta prima. Invece era vero, che questo brano, in pratica, un periodo a Teramo si cantava tantissimo. E c'è pure qualcuno che mi ha raccontato. Però come l'hai rifatta? Ti ha raccontato? Che durante il periodo, diciamo, in cui era studente, arrotondava canticchiando, non ricordo se era a Pisa o a Firenze, canticchiando nei locali proprio sto cacciatore Gaetano che andava a caccio con lo suo cano. E una volta Elso Simone Serpentini mi procurò il testo originale di Ropopò. Scusa, però Ropopò non c'è in quella canzone originale, quella canzone c'è il ritornello? No, quella canzone originale perché? No, infatti la interpretata. Che quello che ha fatto fortuna è il tuo ritornello. Ritornello, ma io ce l'ho trovato già. Ah, c'era già? L'ho già trovato. Nella versione che hai sentito? Io l'ho sentita da Giancarlo Luspinaciaro, un nostro compaesano illustre. Di dov'è? Di Penna Sant'Andrea. Penna Sant'Andrea. Vedi? Ovviamente, Penna Sant'Andrea. Ovviamente. Io glielo dico con tanto affetto perché questo è un soprannome che lui ha. Ovviamente. Lo Spinaciaro perché va a spinaci. Non lo so se va a spinaci o se li mangia o se li coltiva o se... Allora, però, siamo in conclusione. Intanto complimenti a... Come si chiama Giovanni? Giancarlo Ricci, detto lo spinaciaro. Detto lo spinaciaro, lo spinacier en français. Oh, ci siamo. Ricordiamo che cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto tante cose. Abbiamo fatto. Io non ho fatto nulla. Ropopò ha suonato e cantato e il nostro Franco Toppi ha realizzato il formaggio, ha fatto il formaggio. La ricotta... E quattro pizze di formaggio e quattro ricotte in queste piccole forme. Quindi in un'ora, certo lui lo sa fare, però in un'ora in casa si potrebbe fare tutto questo, è vero? Sì. E l'abbiamo dimostrato. Però prendendo il latte, attenzione, non si può prendere il latte che solitamente beviamo al mattino, quello del supermercato, intero o scremato, quello che sia, ma ci vuole il latte preso da un pastore. Perché è un latte fresco, un latte con tutti quello che ci deve avere. Perché i trattamenti che subiscono, che subisce il latte, che poi viene messo in vendita... O un'azienda di mucche pure uguale, lo stesso. Uguale. Si può fare sia di mucca che di pepe. Certo. E lei lo vende a qualcuno che si ingegna a fare il formaggio? Qualcuno lo vende. Va bene, abbiamo finito. Ci siamo già? No, manca un minutino, va bene. In questo minuto possiamo ricordare... Allora, ricordiamo. Io l'ho visto a Calascio questo. A Calascio, vedi? Inorgoglirsi, quella è la zona mia, che quest'estate ero a Calascio, all'edicola di Calascio c'era... Ho visto, ma quella faccia io, questo volto non mi è nuovo. Qualcuno mi ha detto, mezzo santo, mezzo brigante. Qua sei un po'... un po' Yas. I capelli assomigliano... Hai capito che ho detto? Assomigliano più, sì. E invece come si dice in dialetto? Yas è Cristo. E invece il pizzetto è più da brigante, bianco. Sì, è vero. Però è giusto, santi, poeti e briganti, ce li messi tutti riuniti nel volto del nostro Franco Palumbo, in arte Ropopò, ovviamente lui è il cantastore, Ropopò il cantastore. Beh, lo trovano ancora in edicola, sì, vero? Sì, c'è ancora. Sì. Nelle edicole di tutto l'Abruzzo. Invece il formaggio del nostro amico Franco Toppi si trova a Pagannone di Campi. Giusto? Giusto. Ha dimenticato Cesa Castina, e noi la montagna. E ci ha dato la fregatura oggi. Sta più comodo. Perché? Ci ha buggerato perché non ci ha fatto mangiare la sprisciocca. Vuol dire che la prossima volta... Solo sprisciocca. Solo sprisciocca. No, faremo... E spaghetti aglio bravo, olio, con quello là. Con questo che ci ha detto avremmo assaggiato. Ci siamo messi un po' in chiacchiere. L'ha fatto apposta. Ah, scherzo. Allora, grazie. Grazie. Complimenti del lavoro. Grazie al nostro Franco. Ma li ritroveremo... Tutti e due, sicuramente. Quanto è bello darsi la mano? È vero. Occhi bling pure lui, vedi? Com'è? Occhi chiari, occhi bling. Occhi bling si dice, come tu. Se ne conosci. Infatti è una frase invece che gli occhi,
diciamo, comuni con i miei, non gli si dice niente. Non conosco detti in merito agli occhi... marroni, inutili, no. Insomma, quelli normali. No, 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 però, vabbè, ecco, di lui, Uchi Bling, il pelo rosso, guardate, la, sì, sì. Dice la barba... Che si dice? Rossa. Non ci scherzare se mi conosci. Bene, noi adesso lo conosciamo, ci possiamo scherzare. Insomma, che ha toppato solo una volta. C'è sempre lo sguardo un po' assassino. va bene, grazie, grazie ai due Franco, a Roppopò e al nostro Franco Toppi per il formaggio che ci ha fatto. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, ma domani, giovedì, ritroverete qui alla cucina Serena Suriani. Arrivederci. Arrivederci.